poco numeroso. Devo ringraziare i ragazzi di questa associazione, cioè a dire siamo ospiti di questa struttura. Andiamo a parlare di una cosa, l'Aspromonte. L'Aspromonte stavolta non lo facciamo come abbiamo fatto nelle altre volte, cioè a dire relazioni storiche, ma qualcosa di più generale. Abbiamo qua con noi a questo appuntamento Alfredo Ascioti, che è il geologo marino, e gli assessori provinciali Silvio Gangemi per quanto riguarda l'ambiente, Santo Gioffrè il territorio, Francesco Macri, che credo non sia venuto, mi pare che abbia degli impegni, e la signora Nasso per quanto riguarda il turismo. Poi abbiamo Alfonso Picone, che è il vicepresidente del CAI, e ancora Vincenzo Rogolino, che è il presidente dell'EMPA, la sezione di Reggio, e consigliere provinciale. Poi ci sarebbe Massimo Sucacio, che fa delle considerazioni personali su lavoro e ambiente. E quindi andiamo a parlare di questo Aspromonte, che non tutti in Italia lo conoscono per le cose positive, ma anzi è vero, quando si tratta proprio in questi giorni di ricordare l'anonima sequestri, è sulle prime pagine. Possiamo ricordare che l'Aspromonte, ecco, sotto forma geologica, proprio per quanto riguarda la struttura del territorio, ce ne parlano i vari relatori. Andiamo a vedere un pochino storicamente da Spartaco, nella sua fuga, con la sua fuga, ai villaggi greci e grecanici, e poi la famosa Chanson d'Aspromonte, che abbiamo visto, mi pare, 2 convegni fa. Sì. E poi abbiamo questo santuario di Polsi, che è un po' pellegrinaggio di tante persone per quanto riguarda l'aspetto religioso, e invece poi il territorio dei mafiosi, dove fanno ancora le loro riunioni. E poi ricordiamo le Nereidi, ricordiamo ancora Corrado Alvaro, ricordiamo Musolino, ce ne stanno 2, anche Monsignor Musolino, che hanno scritto ultimamente sull'Aspromonte. Ebbene, io passerei, allora andiamo subito a Alfredo Ascioti, che è geologo. Eccola, ecco già, che ci parla, ci fa questa relazione, mi pare che ci offre anche delle diapositive. Vero? Eccoli, do la parola a lui, grazie. E come ecologo marino, o comunque come ecologo generale, può sembrare strano che un ecologo marino, perlomeno quello che insegno all'università, come professore Contratto, ecologia degli ambienti costieri, venga a parlare del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Però per la parte che mi riguarda dell'ecologia generale un senso questo ci dà, nel senso che ad esempio già come ecologo marino e comunque come ecologo marino è interessante il fatto che tutto quello che succede in una zona costiera e funziona quello che accade nel bacino idrografico che sottende alla zona costiera stessa. Voglio dire che se andate a Palmi, alla Marinella, e trovate che un frantoio oleario scarica direttamente nella Marinella, vi rendete conto che l'azione che c'è a monte nel bacino idrografico che sversa tutto quanto verso il mare, veramente influenza immediatamente la zona costiera, cioè in maniera remota la zona costiera. Poi ci sono i problemi locali della zona costiera, che sono quelli degli inquinamenti, ad esempio, organici, delle aziende, o degli inquinamenti dovuti allo scarico fognario. Quindi le due cose sono interconnesse. In generale negli ambienti, gli ambienti sono così integrati che la divisione anche manichea o salomonica che si usa in termini burocratici è assolutamente superata. E spesso, ad esempio, ci sono conflitti di competenze perché la gestione dell'ambiente terrestre è di un certo tipo di dipartimento o di un certo tipo di ministero o assessorato, la zona costiera è di un altro dipartimento, di un altro ministero, di un altro assessorato. Il ragionamento per dipartimenti che siano, considerano sistemi territoriali integrati è fondamentale. Altrimenti si risolve un problema al locale, ma abbiamo problemi remoti che ci ritroviamo e peggiorano la situazione locale. Quindi la motivazione di un ecologo terrestre o marino, o un ecologo generale, è quello di preoccuparsi del sistema integrato territoriale nel suo complesso, cioè quello che succede in maniera remota e in maniera locale. Allora, quello che voglio semplicemente accennarvi come esempio è il fatto che tutti questi beni che da lunga tradizione di tipo ambientalista vengono considerati da molti quali beni bucolici da salvaguardare per motivi puramente estetico, appunto estetico, come posso dire, anche col cuore, quasi un poeta, no? Una visione poetica della natura, che poi ognuno ha la sua visione dal punto di vista etico, potrebbe essere anche importante questo, però voglio sottolinearvi che problemi di tipo diciamo a monte, cioè una zona come il Parco dell'Aspromonte, come le zone limitrofe del Parco dell'Aspromonte, si possono poi propagare a livello costiero in maniera pesante, e questi danni non sono semplicemente di natura estetico-bucolica, ma sono danni effettivi, poi vedremo che il valore estetico può essere anche economico, ma sono danni di natura economica, propriamente economica. L'esempio che vi faccio è legato ai lavori di Robert Repetto, che si occupa di contabilità ambientale. L'esempio che vi faccio è quello che lui fa, un testo famoso ormai, del Costa Rica. Quelle zone che vedete sono zone boscate, sono le zone delle foreste del Costa Rica nel 61, nel 77, nell'83. Come vedete le aree si sono andate, queste il Nicaragua, il Panama, il Costa Rica ha avuto le sue aree boschive fortemente ridotte. Allora, ci sono stati vari effetti. Uno è quello che è cresciuto all'inizio del prodotto interno lordo, il famoso indice fondamentale. Quindi potrebbe essere un'area boscata nostra, anche dell'Aspromonte, dice vabbè, cominciamo a tagliare legname perché l'altro e le altre cose in Costa Rica è legname pregiato. Cosa è successo? Il prodotto interno lordo è cominciato a crescere, però poi i danni ambientali, nel senso la perdita in termini di prodotto interno netto, cioè al netto del capitale risorsa danneggiato, cioè voi avete il vostro capitale in banca, cominciate a spendere di più di quanto il capitale si comincia a rinnovare, cioè vi stiate mangiando il capitale che avete messo in banca, cioè il vostro capitale si riduce e man mano voi aumentate le vostre spese, ma a un certo punto vi ritroverete che questi sistemi sono stati destabilizzati, che il valore di quel legname intanto negli anni è cresciuto e voi ne avete meno, che per farlo ricrescere i tempi sono lunghissimi, e quindi vi ritrovate con un debito che si va accumulando come il Costa Rica, con i paesi avanzati, diciamo ricchi, e con il vostro capitale risorsa rovinato. Cioè vi ritrovate rovinati nonostante apparentemente all'inizio abbiate avuto una crescita incredibile del prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo non sempre, questo non lo dico io, lo dice Robert Repetto, e infatti l'environmental accounting, che lui cerca di spingere sulle Nazioni Unite perché nel bilancio delle nazioni, cioè il bilancio nazionale, si introduca nel bilancio nazionale, infatti c'è una piccola pubblicazione dell'ONU, delle Nazioni Unite, sulla valutazione in termini ambientali, cioè sull'accounting ambientale, sulla ragioneria ambientale, per valutare non solo il prodotto interno netto, ma il prodotto interno lordo. Su un altro articolo interessantissimo su Ambio, di americani, valutava invece il valore delle foreste, così come sono ad esempio a fini turistici, e ritorna al discorso dei beni estetici. Voi comprereste il quadro di Teomondo Scrofalo, il famoso bevitore, cioè una crosta che vendono a qualsiasi mercatino? No, perché vale pochissimo. Un Picasso, un Monet, per motivi estetici, vale moltissimo. Quindi un bene ambientale, quindi un bellissimo paesaggio, una zona integra, vale di più, e quindi noi in Calabria per assurdo, in alcuni posti avremo questo vantaggio, che cerchiamo in tutti i modi di giocarci ovviamente, di perdere, che è quello di beni ambientali integri. La gente cerca di andare oggi dove? Scappare dalle città affollate e andare in ambienti integri, Non c'è per un momento nell'oretta schiera dove c'è il bambino del vicino che gioca col pallone sul muro e quello con la radio a tutto vapore dall'altra parte. Quindi diciamo, abbiamo dei beni ambientali che perché integri sono ad alto valore aggiunto, un valore ambientale. Fino a qua mi pare che... Cos'è successo inoltre? È successo che tutto il terreno agricolo che stava a monte di questa zona boscata e lo stesso terreno della zona a foresta tropicale, a parte il fatto il danno sull'equilibrio globale che è un altro paio di maniche, cioè sull'ossigenazione dell'atmosfera, proprio se la riduzione dell'anidride carbonica, ha cominciato a erodere il terreno. Allora tutto il terreno si erodeva e pesantemente andava sulla costa. Questa zona era con un livello di pesca, e torniamo al discorso del perché un ecologo marino si può preoccupare dell'ambiente terrestre, un livello di pesca enorme, mare tropicale. Il risultato di quella erosione, quindi non solo danno economico diretto, ma danno economico indiretto. Questi sono bonus, dovrebbero essere pure lire dell'84, cioè sono i miliardi di una certa moneta riferita all'84 in modo da compensare l'inflazione, quindi riferito sempre a quella data. Questo è un indice dell'attività di pesca che indica che lo sforzo è aumentato, non in maniera proporzionale a 1:8, è un indice che ha messo a punto le Nazioni Unite. Da 1:8 significa che grosso modo c'era 8 volte lo sforzo precedente, erano aumentati i pescatori, erano aumentate le reti, era aumentato lo sforzo con cui questi andavano e come vedete il risultato in termini economici del valore della pesca è arrivato a zero. Perché questi più si sforzavano, più consumavano risorse, più spendevano e meno pescavano, a causa di tutta l'erosione che negli anni precedenti aveva colpito quella zona boscata, cioè la zona della foresta tropicale. Quindi mi pare indispensabile a questo punto riconsiderare alcune cose del bilancio proprio economico, come questo esempio, ma se ne possono fare tantissimi nel mondo. Io ho l'altro esempio di Roberto Repetto che mostra la fallacità delle considerazioni di puro prodotto interno lordo. Il PIL la sale, ma il prodotto interno netto, vedete, negli anni è molto più basso. Sono copie. È strano che un ecologo venga a parlare di danaro, però... il bene ambientale, cioè insomma, quello che passa come concetto di infrastrutture, ad esempio l'altra volta c'è stato un convegno qui sulle infrastrutture, ora siamo tutti fissati con le infrastrutture, un sacco di infrastrutture, distruggendo le infrastrutture degli ecosistemi. È noto fin da Odum negli anni 70 che gli ecosistemi fanno ecotessuti e servizi ambientali, cioè i servizi ambientali non c'è bisogno di farli con delle ditte, li fa già l'ambiente, alcuni ecosistemi sono di buffering, cioè sono depuratori. Un mare integro si può diluire attraverso dei tubi particolari senza usare nemmeno depuratori e usando il termoclino, cioè la zona che si crea tra acqua più calda e più fredda per evitare l'inquinamento e diluire nel corpo idrico più grande sempre nello stretto. Certo, se uno lo scarica direttamente al lido, un pochettino, qualche problema di salute pubblica, di responsabilità penale e di danni al turismo c'è. Quindi il valore economico è assolutamente per il turismo, per la pesca, l'agricoltura. Un'altra cosa che mi è stato detta e sottolineato da alcuni cacciatori è il problema della caccia. Il problema di questa perimetrazione eccessiva. Allora, un parco non può avere una dimensione al di sotto di un certo livello, studi internazionali lo dimostrano, se no è una villetta, e una villetta non è un parco. Proprio perché alcuni animali hanno on range, cioè zone in cui si muovono che sono fissate. Tipo i lupi, se voglio proteggere i lupi non posso mettere dentro la villetta comunale o la villa comunale, deve avere un parco di quelli di determinati, sono degli studi in cui si fanno i conti di quanto un parco deve essere grande, se si vuole fare un parco. Le zone protette strettamente ci vogliono e le zone invece di utilizzo ampio. Tra le altre cose, questo conflitto è apparente, perché le zone in cui le specie si possono riprodurre in maniera ottimale, sia in parco marino che in parco terrestre, creano una specie di come il mammellone che c'è nella zona, quello che chiamano i pescatori di Trapani, no? Creano una zona che non è accessibile, ma che cioè gli animali non è che vengono confinati nel parco, non ci sono le reti, tipo Jurassic Park, quelle elettriche. Gli animali diffondono dalla zona, quindi nella zona immediatamente alla frontiera del parco ci saranno molti più animali che diffondono, non è che si stanno fermi. Quindi, e si possono fare delle aree anche di riserva per la caccia, assolutamente. Non mi ritrovo con posizioni di tipo ambientalistico, ma di tipo ambientale che è diverso. Si possono avere delle zone, delle riserve che sono accollate al parco, assolutamente, quindi non vedo, questo è un falso problema, diciamo. Quindi la necessità è un po' di mediare questi conflitti, cioè se uno vuole posteggiare da qualche parte è bene che paghi il tassametro, se no non costeggia, dobbiamo condividere delle risorse. L'ultima cosa che vi voglio dire è che questi non sono problemi semplicemente estetici a valore economico, e non basta soltanto il valore economico. Se volete sono problemi anche etici, se vogliamo vivere in un mondo migliore, lasciare un mondo migliore agli eredi. Ma Amartya Sen, che ha vinto il premio Nobel per l'economia l'anno scorso, dice che più che il prodotto interno lordo, e addirittura fosse quello netto, gli indici di mortalità e natalità delle popolazioni indicano molto di più su come, sullo stato dell'economia. Qui vedete l'età in anni degli uomini e delle donne nelle varie regioni. I bianchi degli Stati Uniti, in Cina e in Kerala, queste sono le curve di mortalità. A 40 anni avete più probabilità di vivere stando in Cina o nel Kerala, una zona il cui tessuto sociale è sano, che non stando ad Harlem negli Stati Uniti. Quindi, Harlem, neri, uomini, ovviamente per motivi di violenza, eccetera. A 40 anni la curva di natalità è scesa, i sopravvissuti sono pochissimi, le donne molto meno, ma comunque di più che il resto dei neri degli Stati Uniti, e certamente, questo è impressionante, di più che in Cina, dove la mortalità non scherza, ed è molto vicina però a quella degli Stati Uniti, dei bianchi degli Stati Uniti. Il caso del Kerala, che cita Amartya Sen, il premio Nobel per l'economia, è interessante perché là un tessuto sociale fatto di piccole cooperative, spesso dalle donne indiane, è estremamente sano. Piccole cooperative, strutture socialmente sane, organizzazioni sane sul territorio, che proteggono l'ambiente e lo sfruttano. La protezione e lo sfruttamento non sono assolutamente incompatibili, anzi producono questo effetto, cioè che la mortalità è comparabile con quella degli Stati Uniti, contrariamente ad Harlem negli Stati Uniti, dove muoiono molte più persone. Qual è il messaggio? Di cominciare a fare un po' di conti in Calabria, perché abbiamo delle risorse e dei beni incredibili, cioè abbiamo dei beni proprio in termini economici, e di cominciare a fare i conti economici di questi beni, per proteggerli non per motivi, come potrebbe dire qualcuno, bucolici, ma per motivi economici ed estetici economici. Poi la scelta etica ognuno si fa la sua, ognuno si fa la sua, e a un certo punto io credo che poi ci voglia una scelta etica, una scelta di posizione politica, ma quello si deve in qualche modo mediare e concordare attraverso interessi che sono effettivamente con il conflitto e spesso da noi non dichiarati. Noi ringraziamo il professor Ascioti, e a questo punto diamo la parola all'assessore all'ambiente Silvio Gangemi, anche perché ha impegni istituzionali, deve scappare. Sì, io vi chiedo scusa, purtroppo credevo forse alle 5 e per errore avevo assunto un altro impegno, sono obbligato ad assumere un altro impegno alle 6 alla provincia, quindi sono già in lettura di ritardo. L'introduzione del professor Ascioti è l'introduzione che, non vi nascondo, e introduce alcuni stimoli come dire, rilevantissimi rispetto ad un ragionamento sulla protezione, sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla utilizzabilità, dell'ambiente. I termini introdotti di recente, cioè da alcuni anni a questa parte, di prodotto interno netto, no, rispetto alle valutazioni delle potenzialità ambientali, stanno ancora facendo discutere, nel senso che trova ancora grosse difficoltà ad essere introdotto, come dire, un meccanismo di valutazione economica che tenga conto di questi aspetti nella programmazione complessiva dello sviluppo di un paese, nel nostro caso nella programmazione complessiva di una provincia, di una regione, di una provincia come la nostra. È vero, io sono d'accordo e convinto che noi siamo nelle condizioni ottimali invece di sviluppare un ragionamento che ci consente di tenere conto di questo. Noi abbiamo una situazione come dire, paradossalmente favorevole, no? Non c'è equilibrio tra prodotto interno lordo e prodotto interno netto in questo territorio, c'è invece una proporzionalità inversa di questi due termini, cioè noi abbiamo un prodotto interno lordo bassissimo, ai livelli più bassi d'Italia, sicuramente tra i più bassi d'Europa in termini diciamo, di prodotto, così come viene definito in economia, prodotto interno lordo, la capacità di produzione di questo territorio, ma al contrario abbiamo uno dei più alti prodotti interni netti che esistono oggi sul territorio del nostro paese, no? Perché la qualità e la quantità delle risorse naturali che esistono è tale che ci consentono di essere paradossalmente una delle aree più favorite di questo, diciamo, di questo nostro paese. Il problema qual è? No, il problema è quello su cui io personalmente, ma credo questa amministrazione provinciale sta lavorando, è quello come si riesce a far passare, come dire, a far affermare un atteggiamento rispetto a questo grande patrimonio che non sia un atteggiamento di conservazione romantica, no? Del patrimonio, ma sia un'attenzione di tipo dinamico rispetto a questo patrimonio ambientale. E ci poniamo tutti i giorni, io mi occupo anche delle attività produttive per l'amministrazione provinciale, e ci poniamo tutti i giorni il problema, lo stiamo facendo in questi giorni, per esempio lo faremo domani mattina con 610 imprese a Cittanova, quelle che sono entrate nel patto territoriale della piana di Gioia Tauro, che cominciamo già a selezionare in termini di proposte imprenditoriali. Ci poniamo ogni giorno il problema di come, no? Riusciamo a far aumentare il prodotto interno lordo in rapporto alla grandissima, no? Potenzialità di prodotto interno netto, ormai ragioniamo in questi termini, cioè si introduce, nel senso che l'obiettivo nostro, io credo l'obiettivo di chi amministra questo territorio debba essere il raggiungimento dell'equilibrio, e cioè quando riusciremo ad elevare, no, ad elevare a tal punto il prodotto interno lordo di questo territorio che riesca ad equilibrare in termini, a bilanciare ed equivalere il prodotto interno netto. Allora il problema, dicevo prima, è per noi quello di riuscire a rendere questo patrimonio ambientale fruibile, capace di produrre economia in questo territorio e capace però anche riuscire a costruire anche delle attenzioni, delle competenze su questo territorio che ci consentano di conservare il nostro patrimonio. Ora di strada ne dobbiamo fare parecchio. Per ciò che riguarda l'amministrazione provinciale, piccoli passi, per quanto riguarda l'assessorato all'ambiente, piccoli passi si stanno facendo. Intanto in termini di conoscenza, noi per esempio non sappiamo, non conosciamo spesso quali sono le reali potenzialità che abbiamo, quali potenzialità dà il parco d'Aspromonte, non solo e non tanto in termini, per esempio per ciò che riguarda il patrimonio boschivo, ma per ciò che riguarda tutta una serie di altre potenzialità. Vi faccio l'esempio dell'ultimo lavoro che è stato fatto, forse qualcuno di voi già lo conosce, non so se ne avete avuto modo di confrontarvi o consultarlo. Cioè, noi abbiamo fatto sulla base del 230 del 94, su indicazione dell'Unione Europea, cioè la direttiva europea che ha imposto alle amministrazioni provinciali, il monitoraggio di tutte le acque interne della provincia di Reggio Calabria. E soprattutto abbiamo monitorato tutte le acque alla foce di tutti quanti i fiumi che esistono sul territorio provinciale, ricavando da questo monitoraggio, quindi con rilievi che sono dati circa 5 mesi complessivamente in varie fasi, che ripeteremo adesso tra settembre e novembre, perché questo è il periodo in cui dobbiamo fare questo tipo di attività, ricavando che abbiamo ad esempio delle acque superficiali, quindi acque di laghetti che esistono all'interno del parco d'Aspromonte, di fiumi che esistono nel parco d'Aspromonte, che hanno caratteristiche di purezza, di qualità tali da consentire ad esempio il ripopolamento rapidissimo, secondo alcuni, secondo questi studi, in parte condotti anche con l'Università di Pavia, perché abbiamo una convenzione con quella università, abbiamo già avuto il documento finale, dobbiamo fare un convegno, poi saranno tutti invitati ovviamente, e ci sono delle specie di trope nelle acque interne della provincia di Reggio Calabria, non si trovano nessuna, sono autoctone, ci sono nate qui, si sono sviluppate qui, hanno modificato le loro caratteristiche genetiche qui e si trovano esclusivamente su questo nostro territorio. Proprio oggi parlavamo col presidente del parco, con il professore Perna, con cui abbiamo avuto un incontro, magari parleranno i nostri colleghi, cioè di una attività che avvieremo in questa direzione insieme all'ente parco per riuscire a identificare e qualificare le aree dove c'è questa possibilità di popolamento, facendo anche una, come dire, insieme al parco, se riusciremo a farlo, una carta vera e propria delle aree da proteggere rispetto alla possibilità di popolamento, una sentieristica che consenta di portare a tutte quante queste aree tutta una serie di iniziative. Questo perché? No? Perché vogliamo soltanto proteggere le aree? Noi invece, pensiamo e ragioniamo in questa direzione, che questo possa essere, insieme a 100 altre cose che si stanno facendo, che stanno nascendo, che stanno sviluppando, una delle offerte, per esempio, turistiche del territorio della provincia di Reggio Calabria, che utilizza la valorizzazione e la protezione dell'ambiente in termini per aumentare il proprio prodotto interno lordo. Questo è un esempio più classico di come questa grande potenzialità, come dire, ambientale che noi abbiamo diventa e si traduce in termini concreti in prodotto interno lordo per questo territorio. Ora non mi dilungo, l'ho già fatta lunga, però ecco, per ciò che ci riguarda, per quanto riguarda l'amministrazione provinciale, cioè la linea, no? Che abbiamo tracciato e le cose su cui stiamo lavorando vanno in questa direzione, e credo che sia una direzione in gran parte condivisa da tante associazioni. Noi abbiamo stipulato una serie di convenzioni con il CAI, però abbiamo avuto ultimamente l'ultima convenzione in ordine di tempo che abbiamo stipulato, abbiamo fatto la consulta provinciale per l'ambiente, c'è l'unico caso in Italia, che è l'unica provincia d'Italia che ha la consulta provinciale per l'ambiente, che è stata istituita dopo neanche 8 mesi di amministrazione. Quindi gli strumenti li stiamo creando tutti, i rapporti ci sono sul territorio, chiediamo a tutti, a questa associazione che si occupa meritoriamente anche di queste cose, ma ecco, pensiamo di essere aperti ad una collaborazione la più ampia possibile con il territorio, e per abbandonare la visione romantica, diciamo, di un patrimonio che va guardato ma non va toccato e su cui non si interviene. Noi riteniamo che invece il patrimonio vada osservato, studiato, analizzato, ma utilizzato per questi fini di cui parlavamo prima. Vi ringrazio e vi chiedo, scusate, ma devo per forza, mi perdo un po' qua perché sono in perfetto ritardo. Vi ringrazio e buon lavoro. Volevo ringraziare l'assessore, un attimino che il Presidente dà questa pergamena a ricordo di questa serata. Grazie, buon lavoro. Adesso è il turno invece dell'assessore Gioffrè, che non so se anche lui ha compiti istituzionali a breve. Sì, io tanto vi ringrazio per il bellissimo invito che voi come associazione mi avete fatto. Io l'ho detto anche in altre occasioni che questa vostra associazione è sicuramente una delle poche associazioni che abbiamo nella provincia che continuamente stimola ad un dibattito, ma ad una ricerca culturale sul territorio. Questo è importante perché noi abbiamo bisogno, tanto visto la pochezza, anche la verità in un certo senso, purtroppo per situazioni storiche che abbiamo avuto. Fino agli anni 50 non eravamo così, anzi la provincia di Reggio Calabria fino a quegli anni era una delle province che in Italia faceva più cultura. Dagli anni 50 in poi, forse in concomitanza con i grandi flussi migratori, sono venute a mancare anche le intellettualità che ci hanno permesso di poterci sviluppare. Penso per esempio alle grandi riviste che avevamo all'inizio del secolo e che forse grazie a loro, se non si è persa la memoria dei tempi passati, le ricerche che facevano, i documenti che continuamente tiravano fuori. E vi ringrazio perché toccate una tematica che in un certo senso ci ricollega anche forse ad uno dei pochi tesori e pochi mezzi di sviluppo che noi abbiamo sul territorio, che è il Parco dell'Aspromonte, che copre, se non sbaglio, l'80% forse del territorio provinciale. Arriva addirittura il parco in alcune zone, arriva fino a toccare il mare, quindi copre gran parte ed è una delle Qui ho sentito la relazione del professor Ascioti e sentendo la sua relazione per certi aspetti mi ricordava l'Elisi di Rousseau, toccata anche questo aspetto, no? Diceva la natura, in fondo, se si riesce a mantenerla integra in una certa maniera può anche essere alla lunga, può essere fattore, oltre che di educazione e di sviluppo. E da noi per certi aspetti, se non abbiamo avuto ancora un'aggressione violenta di questa parte del territorio, è perché in fondo il nostro territorio è stato per alcuni aspetti sottoutilizzato. Pensiamo per esempio che in Europa ormai non esistono più macchie di estensione tale come per esempio potrebbe essere la Sila o l'Aspromonte. Pensiamo in Germania la foresta nera è soltanto un nome ormai, non esiste più nulla, in Inghilterra non ne parliamo, in Francia ci sono aree protette, ma non sicuramente che hanno delle caratteristiche come può avere l'Aspromonte. Ma l'Aspromonte in sé conserva un'altra peculiarità, ed è quella che è forse il più importante contenitore di beni culturali di paesi, di zone dell'Italia, e che è sconosciuto purtroppo anche a noi stessi. Noi abbiamo vaste aree del territorio, l'Aspromonte sappiamo che i maggiori centri storici della provincia sono localizzati in Aspromonte. Gerace fa parte del parco ed uno dei centri di maggiore, Bova stesso, Dell'Enova da quest'altra parte, Santa Cristina, San Giorgio Morgeto. Ecco, e questo aspetto secondo me in una logica di sviluppo anche del parco e dell'area dell'Aspromonte va tenuta in grandissima considerazione, perché le ultime purtroppo le forme di sviluppo del territorio, la globalizzazione, deve anche tener conto di questo aspetto, e se noi vogliamo anche sul territorio della provincia questo fattore è fattore determinante. Lo sviluppo dei paesi o dell'Aspromonte comporterà inevitabilmente, e devo dire positivamente, anche la riscoperta dei nostri beni culturali, ed è su questo che in un certo senso noi abbiamo indirizzato la nostra politica, che è soprattutto quello di andare a tirare fuori, a far partorire, intanto a noi stessi, perché una delle nostre preoccupazioni è che in fondo, fino a 10 anni fa, nemmeno noi stessi conoscevamo i tesori che sono nascosti nei vari paesi della provincia. Cioè la preoccupazione è quella di intanto far conoscere e poi di valorizzarli e di renderli fruibili questi beni. Come voi sapete adesso c'è un filone di pensiero in cui si dice che lo sviluppo, l'occupazione anche, la potenzialità di occupazione in generale del territorio italiano, ma in modo particolare della provincia, di una provincia come questa, è la valorizzazione della fruizione. E allora abbiamo iniziato tutta una campagna che è stata quella di della conoscenza, e siamo partiti con, andando insieme all'assessorato al turismo, quella della viabilità, a fare una cosa semplicissima che in altri posti forse si era pensato a fare molto tempo fa, ma che da noi non esisteva, cioè la tabellistica turistica di individuazione e di segnalazione dei beni culturali che esistono in gran parte nei paesi dell'entroterra. Se voi passate, siete passati sulla 106, ma anche in paesi della Tirrenica, voi vedete che ci sono queste grandi tabelle che indicano, tendenzialmente possono sembrare cose da nulla, ma sono, invece questo tipo di intervento ha avuto un grande impatto anche per i riscontri che abbiamo avuto nella gente dei luoghi, ma soprattutto di chi passava da quelle strade e che era portato in un certo senso, perché il turismo, gran parte del turismo da noi adesso si sta indirizzando verso il turismo culturale, verso la ricerca delle particolarità e nel nostro territorio ce ne sono molte e sono particolarità di tipo monumentale, di tipo religioso, di tipo gastronomico e di tipo, come possiamo dire, di specificità delle zone, l'area grecanica e altre aree della provincia specifiche. E dicevo, questo fatto ha portato, che è stato ben accettata questa cosa, ripeto, in sé però in altre regioni, in altri posti, la presenza di tabellistica che indicasse zone ad alto valore paesaggistico e culturale è stato uno sicuramente delle cose più indovinate per creare movimento. Poi siamo passati all'andare a individuare sicuramente attraverso uno studio approfondito delle situazioni che potevano dal punto di vista di ricavato economico, di valorizzazione di ricavato economico, portare un'utilità al territorio e anche creare forme di occupazione. Stiamo lavorando in questo senso. Come beni culturali siamo andati ad fare una grande mostra che l'abbiamo chiamata Sacre Visioni, in cui siamo andati a scoprire soprattutto e a valorizzare, a mettere in mostra qua a Reggio per 2 mesi, da dicembre a febbraio di quest'anno, tutta una serie di opere che sono in gran parte localizzate nei paesi che ricadono nell'Aspromonte, cioè questo è il 500, il 600 reggino, che in gran parte era sconosciuto. E poi la cosa che io mi ritengo in modo particolare soddisfatto, l'Aspromonte è stato tracciato, è stato catalogato ed è stato indicato in una pubblicazione di appena una settimana fa, che è questa, Reggio Calabria e la sua provincia, i segni e l'arco della storia, dove abbiamo fatto 14 percorsi, in gran parte localizzati sull'Aspromonte, e dove abbiamo catalogato tutto ciò che c'è nel territorio, riprendendo un lavoro che il Frangipane fece fino al 1933 e che noi presenteremo alla provincia di Reggio Calabria, alla presenza del professore Settis, che è il direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa, venerdì 23, di cui logicamente Lavorà è la prima invitata, vi arriverà presto l'invito, per mostrare appunto questo lavoro che è soprattutto di conoscenza e di messa a disposizione del grande pubblico, degli enti interessati, delle strutture che fanno turismo culturale e in generale per noi stessi la conoscenza del territorio, con un obiettivo da parte mia anche un po' segreto, che è quello che la fruizione, la valorizzazione e la fruizione serva soprattutto a proteggere i beni culturali che sono sparsi soprattutto in zone dove sono poco controllabili. Diciamo che questa idea a me mi è venuta fuori quando, sentendo una conferenza di uno studioso reggino, il professore Minuto, io lo ascoltavo, era uno seduto in mezzo alla sala, e lui raccontava un fatto che mi colpì molto, cioè una sua ricerca fatta nella zona della Bovasia, quando scoprì su un pavimento un Cristo Pantocratico, che quindi era pittura, ma era espressione dell'arte bizantina, e il fatto che lui lo denunciò dopo un mese col Cristo Pantocratico, perché la sera là se lo stava scoperto, lo stava non controllato, dopo un mese quella magnifica pittura scomparve completamente, perché i proprietari della zona avevano capito che la valorizzazione di quella pittura avrebbe impedito loro di fare massacri dell'ambiente e altre cose. Ecco, questa idea mi è venuta in quel momento e abbiamo lavorato con una borsa di studio che abbiamo indetto con l'amministrazione sul territorio provinciale, abbiamo indetto una borsa di studio per giovani laureati reggini, questa l'hanno vinta 8 ragazze laureate nell'università da noi, hanno lavorato per 1 anno, hanno fatto un eccelso lavoro a detta del professore Settis, e poi è stato curato dalla professoressa Nostro la parte finale, e quindi è venuto fuori questa guida che io spero che sia di utilità soprattutto al territorio. Io vi ringrazio ancora per avermi invitato, spero di vederci nelle prossime cose del Gioacchino Murat. Voi siete specialisti di Gioacchino Murat, questo grande re che in fondo fu forse il più meridionale è il più regino di tutti in fondo, no? Se non altro per aver lanciato l'editto sulle scuole pubbliche dalla provincia di Reggio Calabria, per essersi interessato, non essere di solito re quanto Perna, ma per essersi interessato massicciamente del territorio della provincia di Reggio Calabria. Grazie. L'assessore Gioffrè ha ringraziato la nostra associazione per averlo sempre invitato alle nostre manifestazioni, invece siamo noi dell'Agorà a ringraziare lui che ha sempre accettato a venire alle nostre manifestazioni. Ancora grazie. Adesso passiamo la parola al consigliere provinciale Rogolino, che è il presidente della sezione regina dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali, che ha qualcosa a che vedere con l'Aspromonte. Prego. Intanto vi ringrazio, è il caso di dirlo per l'ennesima volta, lo aggiungo anch'io, a queste iniziative che sistematicamente Circolo l'Agorà con molta intelligenza promuove sul territorio cittadino. Sul parco d'Aspromonte si è parlato e detto moltissimo, le posizioni spesso non sono comuni rispetto chiaramente alle esperienze individuali. Gli ambientalisti fanno un ragionamento, gli amministratori dei vari comuni ricadenti all'interno del parco fanno un altro tipo di discorso, la popolazione ne fa ancora un altro. Io proprio nelle vesti di consigliere provinciale e quindi non di presidente dell'ENPA ho votato, diciamo, una fase di provocazione, un documento che richiedeva la riperimetrazione del parco. È stata una provocazione, io ho dato il voto a quella mozione non sicuramente con l'intenzione di danneggiare quello che è il parco o i limiti del parco, ma per puntare l'indice su un problema che in effetti sta creando disaffezione nella popolazione che vive all'interno del parco. Spesso e volentieri c'è una conflittualità, esiste una conflittualità notevolissima perché la normativa è poco chiara e la cosa ancora più grave è che non si conoscono con chiarezza i limiti del parco stesso, mentre come amministrazione provinciale appunto vi siete preoccupati di fare adeguata tabellonistica dove si è messo in evidenza l'esistenza di opere artistiche. Credo che lo stesso farà l'assessore Nasso per quanto riguarda gli altri monumenti, quelli naturali, però in effetti non esiste un'indicazione chiara su quelli che sono i limiti del parco. Questo a mio avviso già è un grosso limite allo sviluppo del parco stesso, o meglio ancora, voglio essere ancora più critico, forse ancora non si è entrati veramente nella mentalità di far crescere, di rilanciare realmente questo parco così come è avvenuto in altre parti d'Italia. E allora io stasera, anche come presidente dell'ENPA, che è appunto l'ente nazionale di protezione degli animali, rilancio questa provocazione, la rilancio con forza, la rilancio in presenza di autorevoli presenze, in modo tale che su questo argomento si insista nuovamente e non si lasci cadere il tutto così come è avvenuto fino ad oggi. Non dimentichiamo che l'ente parco è stato istituito, se la memoria non mi inganna, nel 91. 94. Ah, vabbè, si è insediato, sì, nel 94. Però l'istituzione vera e propria, diciamo, è del 91. Beh, nonostante tutto ancora ci dibattiamo in presenza di queste situazioni veramente che ne determinano il mancato sviluppo. Per entrare nel vivo della richiesta, che poi chiaramente, ecco, vado a fare come ENPA, e una proposta di creazione, di realizzazione all'interno del parco senza ovviamente intaccarne gli scopi finali, di un'oasi ben delimitata all'interno del parco per la ricollocazione degli animali che purtroppo oggi, e ce ne sono parecchi, l'ultima stima a noi pervenuta parla di circa 4.000-5.000 presenze, più o meno questa, di gatti e cani inselvatichi. È un problema drammatico, perché a prescindere dal rischio sanitario, che è un rischio presente, naturalmente questo non solo nel parco, ma anche perché il randagismo porta anche a un fenomeno di pericolosità anche per la salute pubblica, ma nella fattispecie, ritornando al ragionamento del parco, avere queste specie che poi di fatto sono animali domestici, liberati, inquisiti evidentemente da persone con poco scrupolo e con molta superficialità, chiaramente questi animali stanno creando non pochi problemi allo stesso equilibrio dell'ecosistema, addirittura la minaccia per il lupo che ringraziando Dio in questi ultimi anni si avverte, noi abbiamo avuto diverse segnalazioni di presenza del lupo, si presume il lupo silano, che sia sceso direttamente proprio attraverso i limiti dell'Appennino. Quindi questa presenza per noi e per tutta la collettività sicuramente danneggia questo ecosistema, quindi chiediamo la realizzazione di questa osi. La realizzazione di questa cosa è appunto finalizzata a tamponare questa realtà che probabilmente sicuramente non sarà sfuggita agli addetti ai lavori, ma è totalmente ignorata dalle istituzioni pubbliche e altre comprese. Del resto viviamo un dramma a livello urbano, dove pur essendoci una presenza reale e costante di strutture, infrastrutture sanitarie, in effetti c'è una disattenzione cronica. Figuriamoci in Aspromonte, dove chiaramente anche alla distanza comporta certamente una difficoltà a monitorare questa situazione. E allora è questa la mia considerazione, perché non ho voluto preparare una relazione, perché ripeto, si è parlato e si è detto moltissimo. Ho voluto lanciare questa provocazione, probabilmente il professore già nella premessa della sua relazione ho sentito parlare appunto che non è necessario riperimetrare, perché ci sono delle leggi ben precise che determinano i limiti dei parchi, per cui ci sono dei parametri. Sulla dimensionalità, ma ci sono delle assurdità nella peronizzazione dell'Aspromonte, questo è chiaro. Gambarie zona A, per esempio, che non succede. Gambarie centro in zona A, il che mi sembra, cioè, quella è stata fatta. Conferma sì, con la superficialità. No, io in termini dimensionali, certo, poi in termini di visualizzazione è un'altra cosa. Quindi io ritengo, ecco, con queste battute, perché voglio focalizzare su questi due punti, quindi la provocazione della riperimetrazione e la necessità di creare questa oasi all'interno del parco stesso, che non deve certamente conservando quelli che sono i limiti del parco stesso, ma limiti che siano ben chiari e definiti, e che abbia ovviamente il parco rimanga quello che è, un'area riservata, un'area protetta a tutti gli effetti. Però all'interno di questo contesto creare un'oasi, che è cosa già fatta nel parco dell'Abruzzo. Io mi sentivo qualche giorno fa con il mio presidente, il presidente Manzi dell'Ente Nazionale di Protezione Animali, e mi lanciava questa proposta e mi sollecitava a contattare appunto le istituzioni locali affinché avvenga questo tipo di discorso anche a livello locale. Vi ringrazio. Tutti quanti noi condividiamo la proposta del consigliere Rogolino e consigliamo i politici di farsi carico di questa iniziativa nelle prossime sedute del Consiglio. Adesso, ecco, ancora il Presidente Aiello dà un ricordo di questa serata. Circa 20 anni fa la passione per l'Aspromonte ha unito la mia persona, Alfonso Picone, che è il vicepresidente del CAI, cioè del club alpino italiano, la sezione di Reggio, e lui insieme agli altri di Gente in Aspromonte e Nuove Frontiere ha ripercorso il nostro territorio, il territorio dell'Aspromonte, a parte tutto quello calabrese, ma in particolar modo quello dell'Aspromonte, in lungo e largo, cioè dal mare a Montalto, da tutte le parti, cioè da tutti i versanti, e anche dall'Odione al Tirolo. E a questo punto entriamo, andiamo a fare un viaggio con le diapositive del dottor Picone. Una brevissima introduzione prima di passare alle diapositive, due note sul sodalizio che in questa occasione rappresenta il Club Alpino Italiano, fondato nel 1863, oltre un secolo di vita, da Quintino Sella, ma insieme anche a un calabrese, Barracco. Un'associazione presente con 300.000 soci in circa 700 sezioni in tutta Italia e impegnata in tanti aspetti della tutela e conoscenza del territorio montano in generale naturale, quindi la speleologia, l'escursionismo, l'alpinismo, che è l'attività che è quella più di punta, però sicuramente quella praticata da meno soci. Noi qui in Aspromonte ci accontentiamo di camminare, che comunque è un'attività sicuramente gratificante. E la sezione di Reggio ha anch'essa una lunga storia, è fondata nel 1932, quindi crediamo sia una delle associazioni ambientaliste di più antica data in provincia di Reggio Calabria. E mi riallaccio a quello che accennava Natale Bova, col quale effettivamente questa curiosità di conoscere questo territorio è stato il legame, diciamo, che ci ha unito. Questa passione e questa curiosità, stimolata comunque anche da eminenti studiosi come il professore Minuto e il professor Musolino e tanti altri, quindi era una curiosità a conoscere non solo fisicamente il territorio, ma anche per quello che il territorio offre, oltre all'aspetto sportivo, ludico e ricreativo, e ci ha spinto negli anni passati a tentare di trasformare in attività professionale questa passione. Negli anni in cui l'Aspromonte era sicuramente conosciuto, ma per aspetti negativi, abbiamo tentato e ci siamo riusciti di convincere gli escursionisti e i turisti a venire in Aspromonte, quando invece gli unici ospiti erano Marco Fiora, Casella, Celaman ed altri poveri sequestrati. Attività che ora non seguo più, che però, perché attualmente lavoro alla facoltà d'agraria, ma che ho la soddisfazione di vedere proseguire con non solo una cooperativa, ma una rete di cooperative diffuse in gran parte del territorio provinciale. Ne abbiamo parlato recentemente con un progetto avviato dal WWF in collaborazione con l'amministrazione provinciale e che vede la presenza di 2.000-3.000 escursionisti l'anno in periodo di bassa stagione, che è un dato che non risolve certi problemi economici dell'Aspromonte, ma che è sicuramente indicativo di una strada che si può percorrere. E allora possiamo iniziare a fare questa passeggiata. E negli anni passati, quando andava a fare il promotore, per così dire, dell'Aspromonte per coinvolgere, diciamo, gli escursionisti e possibili turisti, l'obiettivo principale era convincere che questo territorio era bello, o meglio, non ci volesse molto, però convincerli che era percorribile, era frequentabile, era fruibile, diciamo. E in questa proiezione, brevissima proiezione, questo aspetto, diciamo, sarà parziale, marginale, perché non credo sia necessario per noi reggini, che lo conosciamo o comunque ne abbiamo l'opportunità, avendolo a due passi da casa, dietro le spalle, diciamo, proprio, tant'è che in alcune aree, in Costa Viola, è un Aspromonte che arriva sino al mare, e quindi poco più avanti potrò invece di arrivare a esaminare quelle che sono le prospettive e il futuro di questo territorio a tema di questo convegno. Iniziamo da una che le vie di accesso privilegiate nel penetrare all'interno di questo territorio, le fiumare, i corsi d'acqua in generale lo sono comunque in ogni area montana, e qui la fiumara La Verde nei pressi di Samo, a Monte di Bianco, che crea anche delle gole molto interessanti. E qui già si parlava di fiumare, mi accennava l'assessore Gangemi. Qui possiamo vedere come sia un corpo vivo, vedete qui questa parte più bianca dove l'acqua percorre e liscia, diciamo, questi inerti, sabbia, ciottoli e quant'altro, e qua invece la vegetazione certamente solamente erbacea e arbustiva che comincia a insediarsi. Un accenno al storico, diciamo, alla perimetrazione del Parco dell'Aspromonte: ho fatto parte della commissione, avevamo proposto l'inclusione di tre fiumare, le più rappresentative dell'Aspromonte, Vendolea, La Verde, Bonamico fino alla Foce. Non è stato accettato perché, al di là delle difficoltà di tutela eventuali di questo territorio, perché è visto come un corpo morto, come un'area che non ha alcun interesse, diciamo, solo forse quello è stato poi detto in maniera non esplicita ma implicitamente, quello delle cave che fruitivano inerti, che però con i problemi poi che innescono sulla costa. E quindi è questo il motivo per cui non sono stati incluse i tratti prossimi, diciamo, al mare delle fiumare, anche se hanno comunque delle particolarità che l'avrebbero meritato. Entriamo in questo territorio, già la Fiumara La Verde riserva delle sorprese, un tratto di circa 4 km circa di lunghezza, dove il corso d'acqua ha scavato questo canyon, questi costoni rocciosi, che crea questa particolarità. È una delle mete, diciamo, più frequentate e semplici anche come itinerario. Fiumare, non dimentichiamo che da noi purtroppo nelle città hanno tutt'altro aspetto e nessuna attrattiva. Non esistono più. No, infatti, giustamente la cementificazione è arrivata anche sui greti delle fiumare, sui letti delle fiumare, e vediamo come poi tenta la fiumara di rinaturalizzare il corso stesso. Lo potete notare nella fiumara Sant'Agata, andando all'aeroporto dal ponte stesso. Accorgete come in alcune zone già la fiumara ha cominciato a ricreare un po' di vegetazione, perché in fin dei conti è quello il ciclo naturale e non aveva alcun senso, diciamo, cementificare queste fiumare per poi riservarsi delle aree dove l'utilizzo qual è? Quello di rottami, di carcasse di automobili e quant'altro. A questo punto era meglio si fosse lasciare come erano. Prosegue di fiumare, proseguiamo in questa risalita, il lago Costantino, che ormai da quando si è formato nel 72 ormai sicuramente conosciuta anche da voi, una frana che nel 72 creò uno sbarramento nella fiumara Bonamico, nei pressi tra San Luca e Polsi, e quindi creò questo invaso. In particolare per la nascita lo è anche per la sua scomparsa, perché per l'accumulo dei detriti, che qui si vede molto chiaramente che la fiumara da monte trasporta, verrà colmato il lago stesso e scomparirà. L'acqua, che è presente in maniera copiosa in Aspromonte, e nonostante a Reggio invece soffriamo la mancanza di questo prezioso liquido, e quindi una brevissima carrellata su alcune delle tante cascate dell'Aspromonte. Il Salto del Cerro sul versante tirrenico, questo è uno degli affluenti del torrente Vasino, le cascate della Mendolea nella zona della diga del Menta, le cascate di Forgiarella, il torrente Ferraina. Questa è l'area del vecchio Parco Nazionale della Calabria, sezione Aspromonte, che però, essendo esteso appena 3.300 ettari, non ha inciso sulla tutela e sulla protezione del territorio come dovrebbe, e comincia già, diciamo, a manifestare i suoi effetti il Parco dell'Aspromonte, che invece 76.000 ettari. La natura che in questo territorio è particolare perché è tormentata, faggi, cosiddetti serpente, così li abbiamo chiamati per questa forma contorta con la quale sono costretti a crescere nei pressi del Montalto per la neve che si permane anche per 6 mesi, arrivano a queste forme. E sempre riguardo alla flora, una delle numerose varietà, vedete a destra questa felce che è tappezzata, proprio questa parete rocciosa, è una felce molto rara, la Codobardi radicans, una felce che è un relitto di quando nel nostro territorio erano climi e condizioni quindi climatiche diverse, e che si è conservata solo in alcuni valloni, in alcune aree molto ristrette dove queste condizioni ancora si conservano, vale a dire elevata umidità e alta temperatura, cioè nei climi tropicali che vi erano in ere lontane e che ora solo in alcune aree si possono ritrovare. Un castagno monumentale a Polsi, una coltura probabilmente portata dai monaci basiliani intorno all'anno 1000 nell'Alto Medioevo. Un pino narigio solcato dal fulmine, proprio inciso, e in questo caso invece inciso da mano dall'uomo, per una delle attività che legava l'uomo a questo territorio fino alla metà del secolo scorso, vale a dire l'estrazione della resina, famosa dai tempi dei romani, perché la fece Bruzia serviva per impermeabilizzare, per calafatare le loro imbarcazioni e per altri usi. La fauna, effettivamente il parco in questo ha influito notevolmente, sono bastati pochi anni e la fauna ha cominciato a riprodursi in maniera notevole rispetto agli anni in cui si poteva andare a cacciare ovunque. Questa è una salamandra. Si parlava del lupo prima, effettivamente il problema sono anche le discariche che offrono ai cani riservati chiti una mensa quotidiana, e anche rimuovendo quello si rimuoverebbe sicuramente buona parte del problema, perché poi a farne le spese sono i lupi, ai quali si attribuiscono danni che in gran parte sono dei cani riservati chiti, cani vantaggi. Testudo Armani, una testuggine nelle fiumare, trovata nella fiumara della Verde. Uno dei simboli ormai dell'Aspromonte, pietra capra, che con piacere vedo che sulla pubblicazione della Provincia sui monumenti naturali è indicato in copertina con una foto che con piacere abbiamo fornito alla Provincia per illustrare al meglio questo territorio e le particolarità di questo territorio. Uno dei monoliti che svetta in quella che abbiamo chiamato la vallata delle grandi pietre cariche di storia anche. Questo è l'asceterio delle rocche di San Pietro tra Natile e San Luca, dava rifugio a monaci basiliani intorno, come dicevo prima, all'anno 1000, che ritrovarono nella nostra montagna condizioni e ambienti simili a quelli dai quali fuggivano, per esempio la Cappadocia in Turchia. Rocca di Lupa nella fiumara Anendolea, versi di Condofuri. Rocca del Drago, altra formazione veramente singolare, curiosa. E quindi la zona grecanica che una dilungata, che carica di altri significati, di altri valori. Diceva l'assessore Gioffrè, i valori che abbiamo non solo ambientali, non solo monumentali, ma la gente è un valore, le tradizioni che altrove ormai non esistono, si sono perse, sono una delle attrattive per le quali il turista viene e vuol conoscere queste tradizioni. E a questo punto la formula più coinvolgente è quella dell'ospitalità nelle case, comunque sia un incontro diretto con la popolazione, non un turismo che poi superficiale, che di grandi numeri, che poi magari, sicuramente questo incontro non lo consente, e va anche probabilmente a erodere, diciamo, questi valori stessi. Qui siamo nella prima Amendolea, dal castello di Amendolea, qui visto invece dall'alto, e in basso rivedete Rocca di Lupo. È una montagna che ancora riserva tante sorprese. appena l'anno fa, l'anno scorso, col professore Minuto, a Valle di Pietra Cappa, tra Pietra Cappa e San Luca, abbiamo trovato i resti di questa antica via, questo lastricato di una probabile via d'epoca romana. I paesi, singolari per posizione, come Roghudi, abbandonato, Casalinuovo e sul costone opposto a Pricovecchio, e quelli abitati fortunatamente ancora, Roccaforte, gli Alvigianò, Palizzi. Diceva la gente, le tradizioni, il folklore, dove è reale esigenza di manifestare la propria cultura è ben diverso dallo spettacolo del gruppo folkloristico sul palco e del turista che osserva. E l'utilizzo del territorio, dove è, come in questo caso, attento, certo difficile, ma non perché altrove è consentito e aiutato colui che coltiva ancora il territorio e offre un'azione di presidio fondamentale. In tal caso quindi l'agricoltura è sicuramente in sintonia con la protezione del territorio. I prodotti tipici, nonostante l'Unione Europea ce li voglia standardizzare, cancellare, sono i sapori perduti per i quali il turista viene in Aspromonte. La religiosità popolare, quindi Polsi, e quindi ora, siccome non credo ci sia più bisogno di convincervi sulle bellezze dell'Aspromonte, andiamo ai problemi. Polsi legata comunque alla tradizione dell'uccisione della capra, non è che sia io suscettibile a questi aspetti, però non esiste un minimo di norme igieniche, assolutamente, e questo non è condivisibile. E nonostante siano state realizzate una struttura che doveva essere un mattatoio, mai utilizzata, non si riesce a capire per quale motivo Polsi si sia trasformato in un immondezzario. Poi il priore dice colpa del sindaco, del comune di San Luca, viceversa, quindi guarda, della favola sono questi i paesaggi dei quali si può dovere a Polsi. E queste sono cose che ai milanesi non le dicevo, ma tra di noi dobbiamo esserne consapevoli e tantomeno informati. E poi un accenno, ritorno indietro un momentino, un secondo, perché poi si chiede le strade per accedere a Polsi. Se con l'attuale fruizione, che è limitata certamente dalle strade dissestate, i risultati sono quelli, non voglio immaginare cosa succederebbe nel momento in cui le strade consentirebbero un afflusso tipo Pompei. Una nuova pietra storta. Infatti, esatto. Quindi se non si è in grado di gestire il territorio, allora prima diveniamo capaci e poi chiediamo di aumentare l'afflusso. L'immagine precedente, scusate, era per ricordarci del dissesto, dell'erosione, che non sono cause naturali, l'ha detto in maniera brillante e chiarissima Alfredo Ascioti prima. Anche se da noi hanno iniziato da tempi remoti i romani a disboscare, però abbiamo modo di poter tentare di frenare contenere questo problema. Se non si frena, si frana. Perché no? Gli interventi spesso invece sono contrari a frenare frenare le frane. La fauna, e c'è ancora, questa è una trappola per ghiri, ma anche questa ormai è tradizione antica, quella del catturare in questo modo. Ormai ci sono altri sistemi ben più incisivi, quindi anche nel parco comunque la fauna ha seri problemi. Il pascolo abusivo, tollerato giustamente almeno nella fase di agire del parco, ma bisogna intervenire, se poi, come spesso succede, ce ne siamo accorti più volte, la causa degli incendi sono i pastori. Noi in montagna ci andiamo ogni domenica, se non anche più frequentemente, e i risultati, le occasioni in cui verificare questi episodi ne abbiamo diversi. La domenica scorsa siamo stati in montagna, abbiamo segnalato un incendio, pascolo che è un prodotto non consente nemmeno alla vegetazione di rinnovarsi, se è così incisivo. Vedete qui che esemplare il pino d'Aviso ormai distrutto dall'incendio. Le infrastrutture, questo è uno stelo, un casello, una delle tante strutture, ce ne sono decine, no, centinaia diciamo, in Aspromonte, e questo è a monte delle piste di Gambarie, costruito, mai utilizzato, già iniziato l'opera, diciamo terminata l'opera dei vandali, devastante, perché hanno preso e rotto tutto quello che potevano prendere e rompere, quindi ora, questa è un'immagine di qualche anno fa, insomma, non era stato appena pagato probabilmente, consegnato dalla parte dell'appalto. Allora, facciamo prima una valutazione se una struttura serve e se serve chi la gestirà, altrimenti serve solo a chi la costruisce, andiamoci chiaro, e deturpa solamente il territorio e ci depreda qualcosa dalle nostre tasche di contribuenti. Ripeto, di queste strutture ce ne sono centinaia, in stato più o meno buono, fatiscenti, distrutte o meno, ma ce ne sono tantissime, quindi quando si chiede costruiamo qualcosa in Aspromonte, andiamo a vedere cosa c'è già e possiamo utilizzare. Si continuano a aprire piste, questo è l'ennesimo, l'ultimo tentativo a proposito di Polsi per l'elettrificazione di Polsi, perché si deve portare la luce a Polsi, cosa alla quale non siamo assolutamente contrari, ma ci sono diversi modi per arrivare all'obiettivo senza distruggere una lecceta come questa qui nei pressi del Lago Costantino di Pietralunga. C'era una centralina idroelettrica a Polsi che forniva energia al santuario stesso, abbandonata, non è stata mai utilizzata. Il parco ha dato un contributo di 300 milioni, la si può recuperare e fornire 50 kW su 40 che ne servono anche nei periodi di punta. Ci sono l'energia solare, ci sono dei tracciati alternativi a quello che l'Enel insiste nel voler realizzare, perché ha un contributo di 800 milioni per la regione che non so chi, e di conseguenza non interessa a farlo. C'è la possibilità di interrare i cavi, non vedo perché in Abruzzo questo si fa, nelle 5 terre rimuovono i tralicci dell'energia elettrica, il presidente dell'Enel Chicco Testa di estrazione ambientalista si gloria di questo, e da noi l'Enel invece fa quello che vuole e ci distrugge e saccheggia il territorio. E piste che poi innescano le frane, perché in pendici così ripide basta poco, insomma, non è che ci vuole molto. Poi però i pareri sono tutti in ordine, i vincoli idrogeologici, nulla osta, questi sono tutti a posto. Ma siamo nell'area del parco? No? Purtroppo sì. Il parco ha dato un favorevole? No, purtroppo c'è stata una procedura che si è mossa nel momento in cui era decaduto un vecchio direttivo e doveva essere nominato in nuovo. Venuta fuori questo silenzio assenso che non credo che fosse sufficiente per un'opera del genere, oltretutto il precedente direttore aveva già dato un parere negativo, e quindi in vista della forma è tutto a posto, sembrava fosse comunque possibile bloccare questo intervento fin tanto che non si arrivasse a una soluzione alternativa meno dannosa, col fatto che non si possono aprire piste all'interno del parco, non si sa come. Questa pista è spuntata fuori, l'abbiamo trovata un mese fa e segnalata al parco, che ora la forestale stessa ha fatto una denuncia, vediamo come è andata. Ma quello che ci vuole è la capacità di ragionare, se si arriva all'obiettivo in altro modo, allora arriviamoci, senza fare 300 milioni d'anno, allora arriviamoci, ma se poi l'interesse è quello di avere questi 800 milioni, allora certo non c'è ragione che tenga. E ora un mea culpa anche da parte delle associazioni, perché non siamo esenti da colpe nemmeno noi, almeno per quanto riguarda in prima istanza quelle escursionistiche. L'Aspromonte fino a 10-15 anni fa non aveva alcun sentiero segnato. Ho avuto il piacere di invitare escursionisti di fama nazionale, giornalisti esperti di questo argomento, che mi dicevano non c'è nessun sentiero segnato, ma questo potrebbe essere un vantaggio perché iniziate da zero. Il ministro di Aspromonte in questi giorni sarebbe enorme di debole, perché siamo arrivati all'estremo opposto, abbiamo 500-600 km di sentiero che bisogna anche valutare se sono forse più di quanto ci serve, perché come in un piano urbanistico non è detto che sia necessario costruire ovunque, anche per i sentieri, soprattutto per l'Aspromonte che era conosciuto come il parco è territorio selvaggio, integro, inesplorato, non vedo perché si debba arrivare ovunque a mettere segni di vernice in questa montagna, quindi non lasciare il gusto di camminare liberamente, dopo che comunque si dato l'opportunità di segnare i sentieri principali e per quindi dare l'opportunità a chi non capisce, non conosce l'uso di carta e bussola, di muoversi tranquillamente senza problemi. E quindi si è arrivata a questa frenesia segnalatoria negli ultimi anni e si è arrivata all'equivalente dell'abusivismo edilizio in città, si è arrivata all'abusivismo della segnaletica, dove per mancanza di dialogo non c'è un'organica numerazione, chi si alza la mattina provoca associazioni ambientaliste, scout, scuole ultimamente e quant'altro, arriva a segnare inventandosi tipologie di colori, quando c'è una normativa nazionale o comunque c'è una consuetudine che nelle Alpi ormai risale a qualche secolo fa, quindi è quella della quale parlo, e inventandosi numeri, numerazione dei sentieri, che come dire ognuno si adotta la sua numerazione, è come se in una città ognuno chiama la propria via col proprio nome e col proprio numero civico che vuole. Quindi immaginate, questo arriva ad essere un disservizio per l'utente, per l'escursionista, e non più un servizio dell'associazione. Allora non siamo associazione al servizio dell'escursionista, ma associazioni che tendono a far pesare l'eventuale loro intervento sul territorio, dicendo di aver segnato centinaia di chilometri di sentieri, parlando quindi alla quantità e non alla qualità, e nemmeno a quello, perché poi bisogna anche curare, comunque tentare di curare la manutenzione dei sentieri, perché non è che basta un semino di vernice, poi ci sono frane, c'è la vegetazione che li occlude. Quindi è un discorso che va valutato organicamente, che non è stato fatto, questo purtroppo anche nell'assenza del parco, che ancora non ha emanato direttive chiare o quantomeno non ha chiesto un fermo della segnaletica fin tanto che queste direttive non vengano emanate. E ci auguriamo con la provincia, per quanto riguarda il territorio al di fuori del parco, che ha sentieri splendidi e oltretutto si integrano e si collegano a quelli del parco dell'Aspromonte, di poter, col protocollo di intesa stilato con la provincia stessa, dare un contributo in questa direzione. E quindi qual è il futuro? Io credo che uno dei futuri, delle possibilità, siano sicuramente queste, anzi è da 10 anni ormai ci sono paesi che hanno puntato su queste attività, che hanno 60-70 posti letto, Staiti, Bova, senza aver costruito nulla di nuovo, assolutamente, utilizzando quello che già esisteva. E quindi, dicevo, 3.000 presenze l'anno, in periodo di bassa stagione, nelle aree interne, sono numeri notevoli, se non in quantità, ma anche come indicazione. Una natura da conoscere tutte le stagioni, effettivamente, non solo l'estate. Questo è Staiti, dicevo, dell'utilizzo delle case per ospitare e offrire la forma del bed and breakfast di cui si parlava in un convegno un mesetto fa. E anche Bova offre ospitalità agli escursionisti, gruppi che stanno da 7 a 15 giorni, provengono dal nord Italia e dalla Germania e dalla Francia, cioè in tutte le stagioni. La neve non preclude certo la possibilità di andare in Aspromonte, e neve non vuol dire solo le piste di sci di Gambarie, una montagna che per 6 mesi, nelle quote più alte, rimane innevata, quindi consente le racchette da neve, gli sci di fondo, e quindi con interventi minimi. Per fare lo sci di fondo basta una motoslitta con dietro un battipista che crea il binario, per così dire, così fanno in Valtellina e tanti altri luoghi delle Alpi, e dai l'opportunità a tanta gente di praticare questo sport. E per concludere, dimenticavo, mentre invece a Gambarie cosa andiamo cercando? La neve artificiale, perché dobbiamo allungare la stagionalità. Niente, ho finito e mi auguro di avervi camminato. Il dottor Picone ci ha rubato parte di più, però con nostra soddisfazione questa carrellata è stata interessante. Volevo ribadire che ha materialmente portato l'escursionismo in Aspromonte dall'Europa. Questo ci tengo a precisarlo, e gli altri paesi sono venuti qua grazie anche continuano a venire. E poi volevo dire, non perdere questa passione, no. Questo è qua. Spero che non scompaia la scommessa. Visto le cose che prima. Vorrei ringraziare a nome dell'associazione Alfonso Picone. Grazie. L'assessore al turismo Nasso ho potuto pensare, ma guarda un po', non mi ha dato la parola il poco cavaliere. Io invece volevo far intervenire un po' tutti loro, perché alla luce di quanto si è detto, la parola finale spetta all'assessorato al turismo, ed ecco parità di rappresentanti, adesso ci dirà la sua. Grazie. Mi auguro di avere poggia a sufficienza. La sala non è grande, non è particolarmente grande, intanto io non per rito, ma esprimo anch'io il ringraziamento e soprattutto l'apprezzamento per l'iniziativa dell'Agorà. Intanto ho accettato, immediatamente non ho avuto attimi di titubanza per la verità quando mi è stato proposto dal Presidente la partecipazione a questo convegno, perché sin dall'inizio, da quando mi sono insediata, quando ho avuto questa delega dell'assessorato al turismo alla provincia, come dire, ho fatto dell'Aspromonte una sorta di cavallo di battaglia, perché sono sempre stata convinta come quell'area della terra, della provincia, il territorio della provincia di Reggio Calabria contenesse all'interno di sé tutte quelle potenzialità di sviluppo, di crescita, di sviluppo anche economico, su cui certamente potevano avere dei riflessi, avrebbero potuto avere dei riflessi positivi, non solo l'Aspromonte stesso, ma l'intera provincia. L'Aspromonte comunque mi stava a cuore in particolare perché io tendenzialmente sono contraria a quel fenomeno che purtroppo prende sempre più piede ed è dilagante, che è quello dello spopolamento delle aree interne del territorio verso il mare, cioè verso la costa o verso i più grossi centri. È naturale che questo avviene perché ci sono delle condizioni socio-economiche sicuramente più favorevoli nelle aree costiere o comunque nei grossi centri, ma questo naturalmente crea quello squilibrio che i naturalisti direbbero sicuramente negativo per l'equilibrio naturale dell'ambiente. Dal punto di vista degli insediamenti umani, quindi socio-culturali, sicuramente secondo me è uno squilibrio che a lungo andare non può che produrre degli effetti negativi, intanto perché si perdono quelle radici culturali, la storia che ciascuno di noi si porta dietro e che sicuramente è radicata anche al territorio. Quindi partendo da questa analisi, se mi consentite forse anche semplicistica, che ho fatto, ho puntato sull'Aspromonte come area della provincia su cui bisognava puntare per valorizzarla e per crescere, per consentire anche alle aree interne delle condizioni di vivibilità migliori, in modo da rallentare, se possibile, questo processo di spopolamento che comunque ormai da diversi decenni è irrefrenabile, appunto da avere portato a insediamenti ormai completamente abbandonati, peraltro insediamenti che hanno un pregio e un fascino, anche del fascino, parlando di turismo dobbiamo parlare perché poi si rimane anche colpiti dall'aspetto estetico del territorio, che è indiscutibile e che di recente ha particolarmente colpito peraltro una troupe televisiva che si trovava da noi per delle riprese televisive, ha fatto delle riprese aeree, e sono rimasti particolarmente affascinati appunto dai centri che venivano citati e che sono comunque abbandonati o in via di abbandono. Il Parco Nazionale, contrariamente, io devo dire, a quello che ho verificato 2 anni fa, perché quando ci siamo insediati, sono stata chiamata a questa carica appunto di assessore, partecipando ai primi convegni direttamente sulla questione del parco, sentivo pressante questa spinta del territorio, a cui peraltro ha partecipato anche attivamente il consigliere Rogolino, sulla riperimetrazione del parco, vedendo il parco, cioè, nell'immaginario collettivo, nella cultura locale, era passata la convinzione che parco nazionale significava comunque limitazioni e basta, per cui la riperimetrazione del parco veniva richiesta come rivendicazione di quei centri che all'interno del parco si trovavano e che leggevano una sorta di vincoli, cioè un vincolo aggiuntivo a quelli che già tra l'altro per altre leggi e per altre materie ci sono. Devo dire per la verità con piacere che io, contestando quella tendenza e vedendo nelle possibilità, vedendo nel parco peraltro, non possibilità di contenimento e quindi di repressione, ma come, vedendo il parco come possibilità di sviluppo, di crescita innanzitutto culturale ma anche economica, perché ambiente e natura ben conservata, ormai ripeto quello che è stato già detto, significa sicuramente migliore non solo condizioni di vivibilità per chi ci vive, ma anche condizioni migliori per far venire la gente a vedere il nostro territorio, far affluire gente nel nostro territorio, quindi soggetti che vengono per visitare e per apprezzare quanto di bello e di naturale ci può essere nel nostro territorio, significa anche movimentazione economica, significa turismo su cui, attorno a cui si muovono aziende, si muovono imprese, si muovono e possono mantenere condizioni di reddito sicuramente qualificate intere famiglie. E devo dire con piacere che a distanza di 2 anni sicuramente questa cultura si è già modificata e lo vedo ho avuto modo di apprezzarlo veramente con estremo piacere, perché mentre prima c'era una tendenza a uscire dal parco, molti sindaci, ancora c'è qualcuno che resiste, ma per la verità sono sempre di meno, anzi c'è per l'altro verso una spinta da parte dei sindaci che si trovano nelle aree esterne al parco, il cui territorio non è stato ricompreso nella perimetrazione del parco, che spingono ad entrare. Una cosa molto bella secondo me sarebbe quella che all'interno del parco ricadessero aree, tanto per dire come Scilla, noi abbiamo su tutta la Costa Viola, Scilla o anche Bagnara, che dove l'Appennino arriva, come si diceva, lungo il mare, che costituisce un patrimonio mare e monti che se messo assieme sicuramente può creare quel sistema integrato di patrimonio naturale che può essere meglio e validamente offerto al turismo, visto che io mi occupo appunto di questo aspetto particolare. Questo anche perché, diciamocelo chiaramente, tutto ciò che è nuovo solitamente non si accetta con particolare gradimento, cioè le novità abbiamo bisogno di digerirle, abbiamo bisogno di farle proprie. Se poi quello che è nuovo, quale è stato sicuramente la istituzione del Parco Nazionale, viene seguita da un periodo di non amministrazione, di disamministrazione, di non gestione, per cui effettivamente essere all'interno del parco significava solamente, ecco, trovarsi di fronte ad un ulteriore vincolo nell'ottenere l'autorizzazione a trasformare anche un balcone, che poi non essendoci un piano del parco diventava difficile capire quel balcone come doveva essere semmai trasformato o realizzato. Questa situazione fortunatamente sta cambiando, gli organismi del parco oggi ci sono tutti. C'è per la verità un presidente, tra l'altro di recente nomina, è stato nominato solamente a febbraio, il dottore Perna, che è molto attivo e dinamico nel far capire, soprattutto nell'intervenire per la risoluzione, a mio avviso, concreta dei problemi, piuttosto che a imporre vincoli e limitazioni. Noi, peraltro come provincia, siamo riusciti ad avere un buon colloquio, diciamo, di accordo, un buon confronto con il presidente Perna e abbiamo già siglato anche con l'ente parco il protocollo d'intesa, stiamo per avviare appunto la fase conclusiva di questo protocollo d'intesa che vede la collaborazione di entrambi gli enti, provincia ed ente parco, per una migliore fruizione del territorio, del patrimonio ambientale che c'è, ma soprattutto una migliore gestione, sia per quanto riguarda i compiti prettamente istituzionali dell'ente parco, ma anche per quanto riguarda i compiti della provincia. Il parco è ambiente ed è natura, ovviamente non ripetiamo sempre le stesse cose, ambiente e natura sono dei patrimoni, delle ricchezze naturali di valore inestimabile, laddove invece è intervenuto l'uomo spesse volte ha costituito un momento di discrasia con questo che era il valore. No, ma con ciò non voglio dire che tutti gli interventi dell'uomo sul territorio siano demolitori, ma spesse volte non sono opportuni. Veniva citato poc'anzi i lavori in corso per la realizzazione dell'elettrificazione del santuario di Polsi, e mi ricordo quando qualche mese fa ho partecipato ad un altro convegno laddove un assessore regionale, che all'epoca non lo era più ma adesso lo è nuovamente, faceva vanto di questi 800 milioni stanziati per elettrificare Polsi. Evidentemente beh, non è difficile poi, voglio dire, risalire, e in quella circostanza appunto vantava come momento, diciamo come condizione indispensabile per favorire la fruizione del territorio e l'accesso al santuario in particolare, o meglio la migliore vivibilità nelle aree del santuario, appunto questa condotta elettrica. Evidentemente non dico che non servissero gli 800 milioni, ma probabilmente potevano essere ben utilizzate, e meglio la regione avrebbe dovuto intervenire sulla valutazione del progetto che l'Enel ha presentato per portare la rete elettrica, perché ovviamente possiamo essere rispettosi della natura, ma non dobbiamo privarci delle comodità e dei vantaggi che il progresso, voglio dire, ci ha consentito di poter godere. Il problema di fondo quindi ritengo che sia quello di riuscire a creare un incontro delle sinergie tra le varie istituzioni pubbliche ma anche associazioni private, perché si possa consentire non solo una migliore conoscenza del territorio, che compreso nel territorio il Parco Nazionale dell'Aspromonte, ma anche per poter meglio programmare gli interventi, che non siano interventi solo di demolitori o comunque distruttori della natura, perché si può intervenire senza necessariamente distruggere. E a questo voglio dire che comunque, proprio perché non possiamo privarci delle comodità di cui godiamo, io non sono apoditticamente contraria alla realizzazione o comunque a rendere dei percorsi, il percorso all'interno anche del parco, agevole. Pensiamo a una cosa, non tutti, vive Dio, godiamo degli strumenti che la natura ha dato all'uomo, che sono quelli di potersi muovere agevolmente o di poter anche percorrere dei tratti poco praticabili. Io immagino per esempio alla possibilità che in un prossimo futuro i sentieri del parco o comunque i sentieri naturali della provincia possano essere goduti anche dai portatori di handicap. Previsto in un progetto. Lo so, cioè, quindi c'è anche questo aspetto da considerare, così come ritengo che quello che è un patrimonio che ormai fa parte della cultura locale, quale può essere San Luca, il santuario dei Polsi, vada sicuramente agevolato sotto certi aspetti il raggiungimento, ma controllato però, che non è sufficiente se, e certo, io non voglio favorire quel tipo di soluzioni, però sicuramente pensare di arrivare a Polsi o pensare di arrivare anche a Montalto, al di là del fatto che se uno non è armato di buona volontà, mettersi a piedi e percorrere gli 8 chilometri che distanziano dalla strada statale Montalto per arrivarci a piedi, oggi non ci può arrivare, perché comunque c'era una vecchia strada fatta male sicuramente, che secondo me deturpava pure l'ambiente, perché era un bitume che certamente mal si concilia con il territorio e con l'ambiente, ma secondo me quella è una strada che comunque va ripresa. Studiamo con quali modalità e con quali sistemi che possano anche essere diciamo compatibili con l'ambiente. Questo è stato oggi uno dei discorsi su cui si è incentrato l'incontro che abbiamo avuto proprio con il presidente Perna alla provincia, perché intendiamo intervenire. Iniziative per il territorio. Sì, c'è anche questo, tra l'altro non sappiamo se riusciamo ad arrivare con i lavori a poterla rendere quantomeno percorribile da qui a quando si va al prossimo Montalto. prossimo giubileo speriamo di sì, ma io mi auguro anche prima, così come un progetto più complessivo vede la realizzazione di quelle attrezzature necessarie per poter consentire la fruizione della montagna, ma che siano controllate. Io vediamo, entrando nei nostri monti e in Aspromonte, anche delle aree di picnic che sono belle esteticamente, però poi manca, perché mi rendo conto che i comuni, gli enti pubblici non hanno la possibilità di poterne curare la manutenzione o la custodia, e spesse volte i cumuli di spazzatura sono proprio nei pressi delle aree di picnic, quindi sono delle aree attrezzate che sono state realizzate per la fruizione della montagna, però poi di fatto, se manca un controllo, una corretta gestione del territorio, delle aree stesse, diventano solamente degli strumenti per favorire quello che si diceva prima, cioè la proliferazione del randerogismo. Vabbè, la parola in questo momento è difficile, ma io vedo alle 7 di stamattina che sono a Reggio, quindi sono nella provincia, mi lascio immaginare. Diventate regina oggi. Vabbè, ormai da qualche tempo. In ogni caso, per me il Parco Nazionale dell'Aspromonte significa anche e soprattutto sviluppo economico attraverso il turismo. Veniva accennato poc'anzi, stiamo ormai nella fase di inizio di attuazione un importante corso, nasce come corso di formazione BAS, quindi il corso di formazione per i pubblici e funzionari, per la realizzazione di un rete, o comunque per attrezzare le pubbliche amministrazioni a programmare e gestire anche le reti del bed and breakfast, e un po' mutuare, vuol dire mutuare su scala più ampia che quella dei comuni ricadenti nell'area del parco, l'esperienza che peraltro è risultata assolutamente positiva, è stata già maturata da 10 anni a questa parte nelle aree di Roghudi, nell'area gregaria, e che ha avuto un successo notevole. Quando dicevo ricchezza non solo per le ditte o per le imprese che direttamente sono collegate al turismo e quindi alla ristorazione o alle imprese che possono comunque ruotare attorno al turismo, ma ricchezza soprattutto per le famiglie, vorrei dire anche questo. In sostanza ci sono molte case nei nostri centri interni abbandonati per effetto dell'emigrazione o dello spostamento verso le aree costiere della stessa provincia, che sono tutte costruzioni, secondo me un patrimonio architettonico e urbanistico che può essere in parte, se non in tutto, recuperato per essere destinato ad attività di questo genere, cioè ad attività ricettiva, senza la necessità di creare delle grandi strutture alberghiere o quanto altro, o campeggi vari, che possono in qualche modo anche nuocere ed essere incompatibili con l'ambiente stesso. Su questa linea già ci stavamo muovendo da prima con il progetto di Village d'Europe, che prevede anche questo progetto la ospitalità all'interno dei centri storici dei comuni, cioè quello che si diceva prima, il rapporto umano, l'accoglienza. E noi come calabresi peraltro notoriamente siamo un popolo particolarmente dedito ad accogliere l'ospite, quindi all'ospitalità. Utilizziamo, forse per il futuro ci sono possibilità di utilizzare questa dote naturale come un'attività economica ed imprenditoriale che può creare quelle condizioni di sviluppo che le industrie certamente non riusciranno mai a realizzare da noi, e forse in un ambiente come quello del Parco Nazionale dell'Aspromonte sicuramente le industrie non ce li vogliamo, ma abbiamo un'altra ricchezza da poter sfruttare, che è appunto la natura. Grazie. Grazie all'assessore. Io volevo dire che il nostro amico Massimo Sucacio voleva intervenire, ma il suo intervento era praticamente quello che ha detto l'assessore adesso, cioè prospettive di sviluppo lavorative nell'ambito del Parco dell'Aspromonte. Non solo, volevo anche ringraziare principalmente lui, perché è stato l'ideatore di questa serata, quindi un applauso a lui e anche a Costanzo Cortino. Bene, assessore, io devo dirvi una cosa Rosetta, le proposte ci stanno, quelle positive, operatevi per attuarle. Ci stiamo muovendo in questa direzione, vedremo in altre occasioni, si diceva, abbiamo fatto di tutto per i miracoli, ci stiamo attrezzando, noi non vogliamo fare un miracolo, né vogliamo scoprire l'uovo di Colombo, vogliamo solamente utilizzare quello che abbiamo, utilizzando le nostre intelligenze senza aspettare che vengano altri da fuori. E servire dei professionisti, perché è giusto che sia. Ringraziamo allora tutti quanti, anche presenti, alla prossima che sicuramente sarà da dopo le vacanze. Grazie ancora. Giovanni, scusi, io devo assolutamente scappare, vi lascio tutto fardello. Ah, vado con fardello. No, va bene. Enzo, ci dobbiamo vedere per tante cose. Ciao, grazie. Grazie.